quale scuola normale superiore io potei trovare. In quei giorni Pisa aveva un aspetto assai pauroso. Scarsissimi gli abitanti, scarsissimi i viveri, tetre le rovine della città nella bruma di un precoce autunno. Nell'archivio storico della scuola sono presenti molti documenti, alcuni noti, altri meno, attraverso i quali è possibile ricostruire il vissuto, la quotidianità negli oltre 200 anni di storia della scuola. Il materiale presente sul tavolo racconta una situazione particolarmente delicata e critica per la scuola normale. Infatti siamo negli anni della Seconda Guerra Mondiale. Il primo documento è la prolusione redatta da Luigi Russo per l'anno accademico 1946-47. È il documento, diciamo così, di inaugurazione, un documento ufficiale, formale, in cui Luigi Russo, all'epoca direttore della scuola, ricorda le condizioni particolarmente critiche della scuola nel periodo bellico. La scuola non chiuse mai, ma la sede storica, la carovana, era all'epoca occupata dalle forze armate, prima tedesche e poi inglesi. Il magnifico palazzo della carovana, occupato da milizie anglo-americane. Noi, costretti a rifugiarsi, allievi e professori, nelle larghe ma poco numerose camere del palazzo del Collegio Puteano. Di lì contemplammo per 12 lunghissimi mesi il bel palazzo del Vasari, come degli estranei. Fumavano i comignoli per i termosifoni degli alleati e le accesissime stufe. Le finestre erano allietate dalle acrobazie dei giovani ufficiali dell'aviazione americana nella compagnia lieta delle loro donne. Sentivamo le musiche alte delle loro danze notturne e vedevamo le finestre sfarzosamente illuminate. Nella prolusione, Luigi Russo ricorda anche quelli che sono stati i caduti. Gli allievi della scuola normale caduti durante diciamo così, la Seconda Guerra Mondiale. Ricorda Corso Ricci, di cui abbiamo questa piccola informazione sui registri degli esami normalistici della scuola normale, e ricorda Francesco Pinardi, che è stata medaglia di bronzo per la partecipazione alle bande armate. Inoltre abbiamo questa foto molto bella, che è perché è una foto degli anni 40, che documenta, come dire, un momento in cui la scuola apparentemente viveva una situazione di normalità. Abbiamo Arangio Ruiz circondato dagli allievi, e a tutto tondo sono presenti i nomi dei vari fotografati. Elemento importante è che, se noi andiamo a girare, fra i fotografati c'è anche, per l'appunto, Giorgio Piovano, che partecipò anche lui attivamente alle azioni partigiane nella zona pisana. Altro elemento che ricorda è un atto fortemente voluto dallo stesso Russo e da Emilio Lussu, ovvero il bando per i reduce partigiani. Alla fine della Seconda Guerra Mondiale, Russo definì questo bando per permettere a quelli che erano stati i ragazzi, che avevano sacrificato in un certo qual modo i propri anni di studio per il ritorno ad una situazione di normalità e di legalità all'interno dello Stato, attraverso la partecipazione, per l'appunto, delle azioni partigiane, o erano stati deportati in Germania. Egregio professore, vorrà scusarmi se mi permetto di disturbarla con questa lettera, ma è mio dovere ringraziarla di quanto ha voluto fare lo scorso anno per me. Sono finalmente ritornato a casa, ai primi di questo mese, dopo 19 lunghi mesi di prigione e di campo di concentramento in Germania. Purtroppo la salute è ancora un po' malferma per le sofferenze patite, non mi permette di riprendere subito gli studi. Ho dovuto allontanarmi in un paesetto di montagna, ma spero di essere completamente ristabilito per i primi di ottobre e di poter quindi, con l'aiuto e la comprensione della normale, proseguire gli studi interrotti. Mi auguro che la guerra non abbia toccato con i suoi dolori lei e la sua famiglia. Voglio accettare ancora il mio più sentito grazie, unitamente a quello dei miei genitori e i più distinti ossequi. Enrico Magenes. La situazione della scuola però era
particolarmente critica. Pisa, come molte città, era stata danneggiata, quindi l'edificio era stato bombardato, il bilancio della scuola era in una situazione particolarmente gravosa e Luigi Russo iniziò, come dire, a perorare la causa per il ritorno alla normalità, per una rinormalità di questi ragazzi, chiedendo a tutto tondo finanziamenti non solo alle realtà toscane, non solo alle realtà nazionali, diciamo così, ai vari ministeri, ma anche internazionali. Si rivolse innanzitutto a quelle che poteva essere la comunità locale, quindi scrisse alle varie personalità, scrisse alle fondazioni, scrisse alle casse di risparmio, proprio per avere, diciamo così, aiuti finanziari, ma scrisse anche all'ospedale Santa Chiara per avere coperte, lenzuola e cuscini per i reduci partigiani. Scrisse al comune di Pisa per avere una distribuzione al pubblico macello del grasso di maiale, proprio per il fabbisogno alimentare degli allievi. Scrisse per avere il pane a prezzo calmierato. Si rivolse anche a vari fuoriusciti, quindi abbiamo le lettere, il carteggio di Russo con Gaetano Salvemini, che manda già nel 45, alla fine del 45, riesce a mandare dollari, diciamo così, ottenuti attraverso delle sottoscrizioni. Sostenuti furono anche i contributi provenienti dall'America e soprattutto privilegiato fu il rapporto con lo Smith College, che inviò in più volte delle casse alimentari. Alcuni anni fa alcuni normalisti si ricordavano ancora dell'invio e della presenza di questo materiale. Lo Smith College inoltre fece anche una rappresentazione teatrale tenuta dalla drammaturga americana Ruth Draper presso lo stesso Smith College, e i ricavati di questa recita vennero, diciamo così, destinati alla scuola normale. Vennero sottoscritte anche delle borse, in questo caso quella dei fratelli Rosselli, intitolata ai fratelli Rosselli e intitolata sostenuta economicamente dal prefetto di Firenze, proprio per aumentare in modo significativo sia fisicamente, quindi sia con generi alimentari ma anche con il denaro, i bisogni della scuola, che erano aumentati in modo notevole, non essendo però modificato, diciamo così, i fondi assegnati dallo Stato alla scuola stessa. Caro Magenes, la tua lettera mi ha dato una grande gioia. Dopo aver visto qui e anche in casa mia la selvaggia ferocia dei tedeschi, ero molto preoccupato per te. Per fortuna tu hai potuto superare i dolori e le sofferenze a cui sei stato sottoposto, e ora sei di nuovo vicino alla tua famiglia. Ora cerca di rimettere a posto il fisico, gli studi li riprenderai quando ti sentirai in grado di farlo, e sta certo che alla normale, al tuo ritorno, troverai tutta la comprensione di cui hai diritto. La mia famiglia ha subito molti danni alle cose, ma le persone sono salve. Abbiamo però avuto moralmente dei colpi fierissimi, e al nostro ritorno in questa nostra casa di campagna, da cui i tedeschi nella scorsa estate ci avevano scacciati, dovemmo constatare cose orribili e provvedere a dare una cristiana sepoltura a giovani massacrati nel nostro giardino. Salutami i tuoi genitori e tu abbiti un abbraccio affettuoso. Tuo affezionatissimo, Leonida Tonelli.